diciamo nel corso forse di un anno, credo, come Fabla e come Moving. Io sono Massimiliano Quirico, sono giornalista, sono direttore di sicurezza lavoro, che tramite la nuova associazione gestisce il Fabla Prone in via Bellezza 19 a Torino, che diciamo è il laboratorio che ha creato con questa parte 3D la creatura, insomma, di Leonardo da Vinci, che vedrete alla fine della conferenza che presentiamo quest'oggi, insomma, per raccontare l'evoluzione del calcolo dai tempi di Leonardo fino ai giorni nostri, insomma. Grazie anche ovviamente alla preziosa raccolta di strumenti informatici, apparecchi informatici che ha il MUPIN, di cui vedete esposta una minima parte nel corridoio, insomma. Un MUPIN che è adesso in attesa di una sede, che il comune si sta dando da fare per dare una degna sistemazione a una realtà così, così importante per la città, ma non solo, perché insomma ha una raccolta e a notevole, che insomma potrebbe diventare anche un punto attrattivo per la città di Torino a livello museale. A questo proposito do la parola a Massimo Giovara, che è consigliere comunale, presidente della Commissione Cultura della città di Torino, che appunto ha seguito tutte queste vicende, insomma, la passione per informare, per l'arte, insomma, anche come amministratore si sta dando da fare per risolvere alcune questioni legate appunto anche al museo dell'informatica. Grazie Massimiliano, io sono contento di essere qui, come dicono tutti i politici, grazie per avermi invitato. Noi abbiamo una collaborazione con il museo della Piemontese dell'informatica da poco, ci sono 3 anni che anche tre, che cerchiamo di trovare uno spazio. Finalmente l'abbiamo trovato in via Rissomoli, non abbiamo trovato uno spazio a caso, anzi abbiamo anche un po' insistito con loro perché accettassero quello spazio lì, sono circa 1180 metri quadri, perché in via Rissomoli, in un'ex scuola, c'è il museo della fantascienza, che nessuno conosce, pochi conoscono, e invece è una risorsa di questa città, è una risorsa in periferia della quinta circoscrizione, è importante soprattutto in questo momento. Secondo me c'è sempre questo momento in cui non ci sono risorse pubbliche, comunque in questo momento particolarmente creare sinergie e collaborazione, soprattutto fra strutture che sono in grado di fare eventi con numeri di persone notevoli, migliaia di persone. Poi c'è un altro evento molto importante, che è il Corriere Dojo, che organizzano. Adesso sono anche i concorrenti, quello del mondo, che diceva Andrea. Speriamo che questo stimoli a fare più quello del mondo, cioè non a farsi invece la concorrenza. E una cosa che quindi noi seguiremo la collaborazione fra MUPIN e MUFAN praticamente settimanalmente, come stiamo facendo da 3 anni, da ex attore temporaneamente, cioè artista. Volevo sottolineare che a me fa molto piacere che in occasione degli eventi leonardiani, loro, che sono informatici, abbiano trovato una strada molto creativa e artistica per comunicare la loro presenza, che è questa scoperta straordinaria della calcolatrice di Leonardo, no? Che crea anche un po' borderline, no? Come cosa, però poi lasciare la parola ad Andrea. È un modo fantastico e perfetto per collocare nella contemporaneità degli eventi che si rifanno a un tempo passato, che è quello di cui abbiamo bisogno costantemente per fare public engagement, per avvicinare i cittadini alla cultura. C'è bisogno di mischiare i pubblici e quindi avvicinarli con trovate, posso dire anche se di questo genere. Grazie, continuate così. Grazie al presidente Giovara, proprio insomma anche con questa logica che è nata la collaborazione tra il Pavone e il MUPIN, portando avanti insieme di abbiamo fatto insieme anche un po' del dojo, e adesso il prossimo weekend ci sarà il Lito History, che è una storica manifestazione ideata dal MUPIN, che avrà anche un prequel, diciamo, il sabato prossimo alle 7:30 faremo anche una festa di vicini a tema informatico, sempre in via Bellezia 19 al Fabio Pavone, e mentre invece il giorno dopo, la domenica, ci sarà poi spazio per l'esposizione delle macchine, per una serie di conferenze che verranno organizzate, insomma, unendo sempre l'aspetto scientifico a quello
tematiche in realtà sono sempre attuali. Adesso lascio proprio la parola al presidente del MUPIN, Andrea Poltronieri, che comincerà anche questo viaggio a ritroso nel calcolo, perché la mostra parla appunto dell'evoluzione del calcolo da Leonardo da Vinci fino all'iPhone ai giorni nostri. E in attesa di svelare appunto la calcolatrice Leonardo da Vinci, cominciamo a ripercorrere il percorso del calcolo, appunto partendo dall'iPhone e da quello che è stato fatto negli ultimi 30-40 anni. Buonasera a tutti. Io sono Andrea Poltronieri, presidente della nostra associazione, e sono qui per guidarvi in questa prima parte di un viaggio all'indietro nel tempo nella storia del calcolo numerico. Il viaggio sarà composto da una serie di passi, vedremo tutta una serie di computer, calcolatrici, macchine significative, non le più significative, non le più belle, non le migliori, ma quelle che noi abbiamo scelto di raccontarvi, una scelta arbitraria. Sicuramente qualcuno mi dirà: perché non hai parlato di X? Perché ne abbiamo scelte 12 e sono queste. Non potremo parlarne giorni, abbiamo poco tempo. Io mi occuperò delle macchine da oggi fino al 1977 e poi i miei colleghi andranno indietro nel tempo. Mi parlerò dell'iPhone, del Macintosh, degli MPC e della Triade, i tre personal computer del 77. Temporalmente noi ci spostiamo da oggi, quando c'è l'iPhone, arriviamo fino al 77. In particolare, come vedete, il Macintosh nasce nell'84 e arriva fino a oggi, continuerà per qualche anno. Il BMPC nasce nell'82 e smette di essere commercializzato nell'87, anche se le sue evoluzioni vanno avanti. In particolare, le evoluzioni del BMPC sono finite all'interno del Macintosh, come vedete un attimo. I tre personal precedenti nascono nel 77 e finiscono nei primi anni 80, tranne la Apple 2 che rimane in commercio fino ai primi anni 90. E poi, nel 2007 la Apple ha presentato l'iPhone, lo smartphone che è il padre di tutti gli smartphone che oggi noi abbiamo in tasca, concettualmente, anche se non tecnicamente. L'iPhone presentava per la prima volta assieme tutta una serie di caratteristiche tecniche che non si erano trovate. Era full touch, cioè non aveva tasti, non aveva pulsanti come avevano e hanno ancora oggi i telefoni. Incorporava un lettore MP3, un client per leggere la posta, un browser. Tutte caratteristiche molto significative. In realtà nessuna di queste caratteristiche è stata innovativa. Prima dell'iPhone esistevano telefoni che avevano queste stesse caratteristiche, non tutte, non così facili da usare e non tutte insieme in questo modo. Tecnicamente, faccio notare, l'iPhone aveva un processore a 400 MHz, 128 MHz di RAM. Oggi gli Android più potenti hanno processori decine di volte più potenti e molto più RAM. Dicevo, l'iPhone ha ridefinito il concetto di smartphone, attenzione, lo ha ridefinito, non lo ha definito, perché prima dell'iPhone comunque gli smartphone esistevano, erano un oggetto di nicchia, non tutti avevano in tasca uno smartphone. In particolare gli smartphone di maggiore successo sono stati molto probabilmente i Nokia, la serie Nokia Communicator nel 2005 ha raggiunto il suo apice con il modello 9500, con un processore ARM a 160 MHz, nasceva comunque molti anni prima, 10 anni prima, nel 1996 già Nokia metteva in commercio gli smartphone con processore 486 MHz. Questo quindi è il primo smartphone? No. Lo smartphone nasce con DTM Simon nel 1994, ne sono state vendute 50.000 unità e arriva 1 MB di memoria. Era il primo telefono che incorporava anche le capacità di un computer limitato, per oggi anche per i suoi tempi, ma il concetto di smartphone è nato qui. Ti faccio notare una cosa, montava un processore MacU30, cioè un compatibile 8086. Gli smartphone Nokia sono passati dal processore 486 al processore ARM. Cos'è il processore ARM? È un processore nuovo, fantastico? No, è un processore che risale al 1985 ed è quello che noi troviamo in tutti i nostri smartphone oggi.
i nostri smartphone oggi montano un componente che è l'evoluzione di ciò che è nato nel 1985 per questo personal computer. Ha fatto tutto un lungo percorso evolutivo passando per l'Apple Newton, che non è un telefono, anche se potrebbe sembrare, è una, diciamo, una sorta di tablet senza connessione telefonica, è passato attraverso gli smartphone ed è arrivato negli iPhone e poi in tutti gli smartphone Android. E questo è il primo passo. Torniamo indietro un po', qua parliamo del 1985, torniamo... Vi faccio vedere come l'iPhone ha la particolarità di essere presentato non come uno strumento elettronico, ma come uno strumento divertente. Magari questo signore, con la pubblicità dell'iPhone 7, è in piscina e usa il suo telefono in mezzo a belle ragazze, in bikini e così via. Ricordatevela questa pubblicità. Passiamo un passo indietro. L'Apple, la produttrice dell'iPhone, nel 1984 ha presentato il Macintosh. Il Macintosh è un computer che si è evoluto ed è ancora oggi come me, ho visto anche qualcuno del pubblico oggi di Apple Macintosh. È stato messo in commercio nel 1984 a un prezzo piuttosto alto, $2,500 all'epoca, ed è stato, è stato il primo computer per le masse che presentava l'interfaccia utente a finestre, il mouse, le icone, avete presente i computer che non usano le finestre? Si scrive con la tastiera, si leggono caratteri e non si disegna. La grande innovazione del Macintosh è stata che ha portato per tutti la capacità di interagire in maniera semplice. Detto per tutti, non l'ha inventata. In realtà la capacità di interagire in maniera semplice con il mouse e le finestre ha una storia molto molto più lunga del Macintosh. Il Macintosh recepisce tutta una serie di innovazioni che erano state già presentate nel 1973 dalla Workstation, che è qui Xerox Alto. Questo computer costava molto, non era un personal computer, era un computer per uso professionale. Montava già il mouse, aveva un'interfaccia utente a finestre, aveva tutta una serie di feature che poi sono state ereditate dalla Apple nel Macintosh, ereditate proprio letteralmente. Le persone che hanno sviluppato queste sono poi passate all'Apple per portare avanti i loro progetti. Tuttavia non l'hanno inventato la Xerox, le finestre, il mouse e tutto questo. Torniamo ancora indietro, addirittura nel 1968 il progetto MLS, Online System Line, sta per là, e negli online, presentava già tutte queste cose. In particolare c'è questa demo che oggi viene ricordata con il nome buffo di la madre di tutte le demo, in cui il signor Engelbart, il capo del MLS, nel 68 ha presentato per la prima volta una serie di cosette non da poco, ad esempio il primo mouse, il primo word processor da usare in maniera interattiva, l'interfaccia utente a finestre e la prima videoconferenza. Diciamo che le cose che tutti noi usiamo ogni giorno sono partite veramente da lontano. Il limite di questi oggetti era la tecnologia, non il concetto. Il signor Engelbart avrebbe già costruito Wikipedia nel telefono se avesse avuto strumenti tecnologici. Tuttavia si poteva già fare anche prima. Il progetto Memex del 48 presentava già i concetti che poi sono finiti nei nostri telefoni. Il progetto Memex del 48 era basato su apparecchiature elettromeccaniche e una serie di microfilm. In quell'epoca i microfilm erano uno strumento fondamentale per la trasmissione della conoscenza. Idealmente, non è mai stata costruita questa macchina, questo è solo un disegno, idealmente utilizzando questo strumento un utente avrebbe potuto caricare all'interno di questa scrivania un particolare microfilm, modificarne il contenuto con degli strumenti di editing, una sorta di penna, e cercare informazioni all'interno del microfilm scorrendolo e saltando, utilizzando dei collegamenti che passavano da una pagina all'altra. Vi ricorda qualcosa?
una sorta di grande enciclopedia a cui tutti collaborano e che si può scorrere saltando da una voce all'altra, 1948. Questa è una curiosità, non c'è l'audio. Questa è, tornando all'origine di questo, pezzettino della presentazione, è una curiosità del Medico, una decina di anni fa. In questa curiosità i computer sono interpretati da due personaggi, quello più a destra, che è più allegro, più giovanile, è un Macintosh, l'altro, che è più serio e anche meno figo, diciamo, è un PC. Il Macintosh fa i filmati, fa delle cose belle e divertenti, il PC fa solo dei grafici a torta, è triste. Perché PC? Il Macintosh è esso stesso un PC, è un personal computer, ma perché il confronto viene fatto tra Macintosh e PC? Perché in realtà, qualche anno prima, il nome PC, personal computer, era stato completamente cannibalizzato da IBM. IBM ha presentato il suo modello chiamandolo PC, dice che personal computer esistevano già, i computer per uso personale hanno una storia che va indietro, anche più indietro della mia parte di presentazione. Però nell'81 IBM ha presentato il suo computer chiamando personal computer. Questo computer ha avuto un successo così grande da buttare fuori alla fine IBM dal mercato di personal computer. Paradossalmente ha avuto così tanto successo che altre aziende hanno potuto copiarlo, farne delle versioni migliori, più economiche, più potenti, e nei primi anni 2000 IBM ha smesso di fabbricare vendendo tutta l'arma d'azienda alla Lenovo. Ricordate il grafico che vi ho mostrato inizialmente in cui il PC occupava lo spazio del Macintosh? Perché in realtà tecnologicamente, internamente, i Macintosh di oggi sono basati sull'architettura, sono basati sulle grandi evoluzioni dell'architettura di questo particolare personal computer, che di per sé, paradossalmente, quando è nato, non aveva niente di particolare. Aveva un processore normale, un Intel 8088, il processore standard, diciamo, prodotto dall'Intel, evoluzione tra l'altro del primo microprocessore. All'Intel presentarono il 4004, poi l'8008, che si è evoluto nell'8088, e poi si è evoluto nei processori di tutti i nostri personal computer, praticamente. Un'altra cosa buffa, ricordate che il Macintosh era divertente, il PC era serioso, questo lo diceva l'Apple, invece l'IBM, però qualche anno prima, non era d'accordo. L'IBM, il personal computer, lo vendeva con questa pubblicità, non con un omino serio che fa cose noiose. Anche l'IBM prima cercava di accreditarsi come qualcosa di leggero, di non fare paura, perché i computer erano comunque visti come qualcosa che poteva spaventare e doveva essere usato lo specialista. Qui vediamo una curiosità che è comunque buffa, è indicata per un target di persone normali, che se anche tu voglio creare un esperto. Ho detto che i personal computer esistevano già nell'81. Esistevano qualche anno, in particolare nel 1977 i personal computer sono diventati un fenomeno di massa per una serie di oggetti che sono usciti nell'arco di alcuni mesi. La Trinità è stata chiamata in tempi successivi. Tre personal computer prodotti da tre aziende completamente diverse: una grande azienda di elettronica di consumo, una piccola azienda che faceva solo computer e una media azienda che faceva calcolatrici. In queste tre aziende all'epoca hanno capito che il mercato era pronto per computer pronti da usare. Prima di questi, i computer erano qualcosa di personal computer, erano degli oggetti che dovevano essere più o meno assemblati dagli hobbyisti che se li costruivano, erano degli elettronici. Questi, come vedete, sono degli oggetti chiusi, fatti e finiti in una scatola, si disimballano e si usano, non c'è bisogno di costruirli, non c'è bisogno di essere degli elettronici. Eccoli qua, il Commodore PET. Come vedete, a me piace molto il suo design. Sembra il computer dei film di fantascienza degli anni 70, volutamente. La Commodore è un'azienda che aveva un background di calcolatrici, programmabili. Il PET è stato il suo primo tentativo e ha avuto un grande successo di entrare nel mercato dei personal computer. Integrava un lettore di cassette audio. Qualcuno che ha
tempo c'erano le cassette audio, erano usate come memoria di massa per il personal computer, memoria di massa economica. Una evoluzione del PET è stata, tecnicamente evoluzione del PET, è stato un computer che qualcuno aveva sentito nominare, il Commodore 64, il computer più venduto di tutti i tempi, per 30 milioni di PET venduti. L'altro componente della triade è il TRS-80, TRS 10 Drive Shack, una catena di negozi di elettronica molto famosa negli Stati Uniti, non so se oggi esiste ancora, dubito. Ha una genesi completamente diversa questa. La TRS vendeva elettronica di consumo, registratori, hi-fi, televisori, cose del genere. C'è stato un calcolo preciso della dirigenza che ha detto oggi nel 77 il mercato è pronto per vendere nei supermercati i computer, ed eccolo qui, il TRS 80. Sia il PET e il TRS 80 hanno in comune di aver montato il software basic di una piccola azienda, proprio piccola, si chiama Microsoft, che qualche anno dopo, per essere creativo in mezzo, è diventata un po' più grande. Il terzo componente della triade invece di nuovo l'Apple, che ha già fatto due giri in questa presentazione, l'Apple 2 era nettamente più costoso degli altri due, come vedete, però era fuori. Questa cosa per l'uso domestico, per l'uso divertente, ha fatto la sua fortuna. L'Apple 2 nella produzione di Apple poi è stato soppiantato dal Macintosh. Una cosa che forse non tutti sanno è che per l'Apple 2 è uscita la prima killer application. Il termine killer application oggi si usa per descrivere l'applicazione che consente di far vendere l'hardware su cui gira nel campo informatico. VisiCalc è stato il primo foglio elettronico. VisiCalc, qualcuno di voi avrà sentito nominare un software chiamato Excel. VisiCalc è stato il primo software che è stato il primo prodotto software che implementa il foglio elettronico. Il foglio elettronico di per sé ha una caratteristica molto particolare. È una cosa che può esistere solo in un computer. Mi spiego. Esistevano gli editor di testi per scrivere testi e stamparli. Ok, è una macchina da scrivere molto sofisticata. Esistevano i sistemi di archiviazione per archiviare dati e ritrovarli. Benissimo. Ci sono i cassetti con le etichette per ritrovarli. Il foglio elettronico è una cosa che non ha una controparte nella realtà fisica. Il foglio elettronico è un concetto che può esistere solo all'interno di un computer. Un oggetto, un componente software dove alla modifica di una certa casella si modifica in cascata tutte le altre, non esiste nella realtà. È l'equivalente a una lavagna piena di calcoli dove ricancello e ricalcolo. Non è la stessa cosa. Per questo il foglio elettronico è particolarmente interessante. E con questo siamo arrivati al 1977 e adesso passiamo a un'epoca più avventurosa. Grazie Andrea Portonieri. Dalla triade, insomma, adesso andiamo ad altre macchine altrettanto famose, soprattutto insomma, per noi piemontesi, perché adesso con l'architetto di software, insomma, con lo storico dell'informatica per Antonio Manco, cominceremo a tornare indietro il tempo e arriviamo però al primo computer personale, l'Olivetti, programma 101. Buonasera. Oggi volevo parlarvi di alcuni computer veramente interessanti, secondo me. Il primo di cui voglio parlarvi è l'Olivetti 101, programma 101, veniva detto in inglese. E questo, ne trovate anche un esemplare un poco più fuori. Vedete che ho messo lì il punto interrogativo? Io ho un personal computer? Beh, allora qualcuno dice no, non è vero un personal computer, perché non ha tutte le potenzialità che un personal computer ha. Questa è una diatriba ancora in corso, tra storici si dice sia un computer o non un computer, ma a me piace pensare che è un benissimo computer. Immaginate un momento in cui i computer sono enormi stanze gigantesche che consumano tantissima corrente, molto calde, con i condizionatori, tecnici, sacerdoti quasi, in camice bianco, che sono lì che stanno a fare delle cose astruse che nessuno riesce a capire. E quello era un computer nel 1962. Nell'immaginario delle persone, ma anche nella realtà, era esattamente questo.
E in questo momento c'è una persona che si chiama Piergiorgio Perotto che ha un'idea. Ma perché non dobbiamo avere un computer così grande e inutilizzabile? Costruiamo un computer piccolo che possa essere messo su una scrivania e molto molto facile da usare. E gli viene l'idea della Perottina, ovvero la programma ciclo 1, cioè una macchina di dimensioni piccole, comunque sufficientemente piccole da essere messa sul tavolo, programmabile, quindi che possa fare le stesse cose di un computer e che possa essere davvero d'aiuto alle persone. Far uscire, insomma, i computer dalle loro enormi istanze per farle arrivare alle persone, alla singola persona. L'idea si evolse iniziò nel 62 e il suo team di 4 persone arrivò a completarla nel 64. In questo periodo la Olivetti, la casa che produceva questo tipo di macchine, produceva calcolatrici meccaniche principalmente, non solo, ma principalmente quelle. E la parte elettronica non stava dando buonissimi risultati economici. L'azienda non si trovava in ottime acque e allora hanno deciso di vendere la parte di elettronica alla General Electric per fare un po' di cassa essenzialmente. Cosa è successo? Piuttosto però non ci voleva andare in America e fare il ricercatore, voleva restare a casa e lui pensava soprattutto che il progetto su cui stava lavorando, in cui la dirigenza non è che credesse molto, fosse in realtà una cosa che valeva la pena continuare. Che cosa ha fatto? Nottetempo è andato nei suoi uffici a prendere tutti i progetti della Perottina e ha cambiato il nome calcolatore in calcolatrice. Sembra una modifica piccola, ma questo voleva dire che il suo reparto faceva calcolatrici e quindi rimaneva in Italia invece di essere venduto, perché lui ci teneva molto a questa cosa, pensava che per l'azienda fosse un grandissimo vantaggio. Come era fatta questa macchina? Allora, ci sono voluti 2 anni di ricerca per farla ed era costituita principalmente da componenti discreti. Non c'erano ancora i processori, non c'erano i circuiti integrati, cose di questo tipo. C'erano resistenze, condensatori, transistor, induttanze, altri componenti del genere. Una corda di pianoforte e un designer, che è un architetto che si chiama Marco Bellini, che ha disegnato quello che poi potete vedere qui fuori. Quindi sono permesso di farvi vedere come era fatta la memoria della programma 101. La programma 101 aveva 260 byte di memoria. È una cosa che in questo momento fa ridere. Cioè, l'orologio che porto qua c'ha quasi un giga di memoria, cioè stiamo parlando di ordini di grandezza diversi. Questa che vedete qua è una corda di pianoforte arrotolata, in modo che potesse occupare poco spazio, e serviva come memoria. L'idea era questa: in questo punto veniva prodotta un'onda sonora che rappresentava lo 0 o l'1, il bit, no? E questa onda sonora percorreva tutto questo qua e arrivava fino a un bit. Però non è che era istantaneo il viaggio, ci metteva un po' di tempo. Cosa faceva questo circuito? Diceva a questo circuito: mi è arrivato un 1 e metti di nuovo l'onda numero per l'1 e questa ritornava in giro. Mi è arrivato uno 0 e questa ritornava in giro. E quindi qui cosa succedeva? Che riuscivi a memorizzare un'informazione. Se riuscivi a scrivere 1011 prima che ti arrivasse il segnale di questo per dire scrivi un'altra cosa, potevi mettere in fila tanti 0 e tanti 1. E se sono riusciti con questo stratagemma, che era parte di fare i tipi del radar degli anni 30-40, a mettere qui dentro 260 byte, che sono più o meno 2000 bit, cioè riuscivano a stare qui dentro 2000 bit. Qui invece vedete tutta la circuiteria che serviva per gestirla. Questo è un transistor che era una novità praticamente all'epoca. Erano stati inventati nel 1947, stiamo parlando di una macchina che
aveva 15 anni, solo 15 anni dopo. Questa che vi faccio vedere, se mi permettete, è la pubblicità dell'epoca. Questo oggetto ebbe un successo clamoroso. Venne portato per la prima, come dimostrazione pubblica, per la prima volta all'Expo del 1965 a New York. Era, immaginate, una stanza più piccola di questa, in cui c'erano tante calcolatrici meccaniche dei loro eventi. In un angolino c'era questa, che nessuno guardava. All'epoca, come era, ma anche adesso, com'è che funziona? Che vengono fatte delle demo di questi oggetti. Quindi c'era la demo della calcolatrice, in cui uno metteva lì 5x7 e veniva fuori la cosa meravigliosa, e poi a un certo punto hanno fatto la demo di questa, lasciando la porta scossa perché non è che ci potessero molto. Avevano programmatori avevano messo qui dentro un programma che generava l'orbita dei satelliti. Hanno inserito il programmino, l'hanno inserito con una cartolina magnetica, un foglio con un asso magnetico sopra, semplicemente c'era il programma dentro, in meno di un secondo veniva caricato il programma. Poi veniva chiesto al pubblico, ditemi i parametri dell'orbita, mettevano l'altezza, la velocità, eccetera. Premevano e per 2 millisecondi la macchina non faceva nulla. Ma dopo questi 2 secondi cominciava a stampare qui tutte le coordinate del moto del satellite che veniva fatto. Questa cosa faceva alzare le persone ad applaudire. Era una cosa che non si poteva pensare. Molti credevano che questo fosse una tele scrivente collegata a un computer grande come questa stanza. Nessuno riusciva a credere che la Olivetti era stata in grado di costruire un computer così piccolo. Questo successo stratosferico convinsero la Olivetti a organizzare non una demo di questa macchina nel corso dell'Expo, ma 5, 6, 10 demo al giorno di questa, perché c'era la fila davanti allo stand a vedere questo prodotto. Ovviamente tutta questa cosa qui convinse l'Olivetti a commercializzarla e cominciò a fare la pubblicità. Qui ne vedete un piccolo estratto. No? E come vedete, anche questa c'è la piscina, no? È in piscina, non si vede molto bene, ma questa cosa qui c'è la segretaria che arriva e lavora facendo il lavoro dell'epoca, esattamente come si faceva con le fonda, quindi che bella che è proprio un'idea molto originalissima. Comunque qui vedete l'operatività, che ovviamente è pubblicitaria, macchine non venivano dalla cosa più piscina, anche se tecnicamente era possibile perché gli bastava la presa della corrente. Questo oggetto qui ebbe successo tantissimo, cioè una cosa esagerata quanto ebbe successo, tant'è che l'HP, Hewlett Packard, costruì la 9100A, che è questa macchina qua che vedete, utilizzando moltissime delle idee che c'erano della MAU 101, e dovette dare quasi $1 milioni dell'epoca, stiamo parlando degli anni 60, quindi veramente un sacco di soldi, per risarcimento per aver infranto il brevetto. Il brevetto fu venduto da Perotto a Olivetti per la cifra simbolica di $1. Solo per questo quel brevetto valse a Olivetti $1 milione. Quindi è stato un bel investimento, no? Cosa ci facevano questi con la 101? Allora, molte compagnie del petrolifero se le portavano da presso. Allora, è abbastanza pesante, pesa 35 kg, ma immaginate confrontata con una macchina di alcune tonnellate di peso. Questa qui la attaccavi alla corrente e funzionava. Incredibile, e potevi portarla nel posto per petroliferi a fare una serie di calcoli che erano molto importanti in quel momento. Ma visto che questa cosa venne venduta particolarmente dagli americani, perché non usarla per bombardare in Vietnam persone? Infatti caricavano sui 52 bombardieri e mettevano, c'era un programma con dentro inseriva le coordinate, l'evento, velocità, eccetera, calcolava il momento in cui scaricare le bombe. Questo diede un notevole vantaggio agli americani in quel conflitto. Anche i britannici si dovevano mettere da 101 sui sommergibili, perché anche lì era necessario fare una serie di calcoli essenzialmente balistici.
utilizzando una variante, la P102, che aveva un connettore che la permetteva di collegarsi ai sistemi del sottomarino. E anche la NASA decise di comprarne parecchie, comprò parecchie decine, perché all'epoca, come dicevo, i computer erano molto grandi e stiamo parlando del momento in cui l'uomo stava cercando di arrivare sulla Luna per la prima volta. I calcoli che dovevano fare gli ingegneri erano numerosissimi, quantità enormi di calcoli, aspettare che il computer fosse libero era impossibile. Avere la programma 101 ha permesso a moltissimi ingegneri, scienziati e tecnici in poco tempo di poter fare enormi quantità di calcoli che poi sono riusciti a portare l'uomo alla Luna. Parlando della Luna, l'argomento che mi interessa moltissimo, vorrei parlarvi dell'Apollo Guidance Computer, che è il computer che era a bordo delle navette Apollo, cioè quelle che hanno le astronavi che hanno portato l'uomo sulla Luna per la prima volta. Era l'AGC, era considerato il quarto membro dell'equipaggio. L'equipaggio era composto da tre persone e un computer. Per quanto l'importanza di questo componente era tale proprio che non si poteva fare a meno, si poteva pensare a un viaggio così impegnativo senza questo tipo di tecnologia di informazione. Fu il primo computer real time. Tutti i computer dell'epoca, compresa la 101, erano in questo formato, secondo questo paradigma: uno inseriva i dati, premeva il pulsantino e aspettava fino a quando i dati non erano calcolati e prendeva il risultato. Questo non è una cosa fattibile, accettabile in un viaggio spaziale. Questo computer era in grado, in tempo reale, momento per momento, di monitorare lo stato del sistema e calcolare quali erano le azioni da fare. Controllava gli allarmi, controllava che cosa andava bene, cosa andava male, faceva una serie di verifiche in continuazione che nessun essere umano sarebbe stato in grado di fare. Inoltre faceva tutti i calcoli per le manovre. Quando venne deciso di costruire questo computer, successe questa cosa qua. Ti do un po' di specifiche, queste specifiche erano un po' appassionate. Non si sapeva bene esattamente cosa doveva fare, e gli ingegneri che dovevano occuparsi di questa cosa risposero: no, non c'è una soluzione per questa specifica, non si può creare questo computer. I tecnici della NASA allora decisero di abbassare un po' le specifiche in modo da far cominciare a lavorare. In realtà avevano mentito, cioè sapevano già che in realtà questa macchina doveva fare una serie di cose, però cominciando a lavorare, facendo ricerca, impiegando 2000 persone tra progettisti, programmatori, tecnici, riuscirono a realizzare la DC, composto da 2800 circuiti integrati, che era una scatola così, con dentro 2800 circuiti integrati. Tenete conto che per produrli la NASA ha comprato il 60% dei circuiti integrati dell'epoca, cioè praticamente quanto più della metà li comprava la NASA, dei circuiti integrati ovviamente, e per assemblarne uno ne servivano ben 2800. Questo oggetto aveva ovviamente una memoria. Questa memoria serviva per fare i calcoli, e c'era una parte di memoria che serviva per i programmi. C'erano tecnici programmatori che scrivevano i loro programmi, ma non su un computer vero, solo su un simulatore che avevano sui computer grandi. Cosa succedeva? Che costruivano questo programma, lo mettevano su un nastro, lo portavano in un'azienda che si occupava di codificare questo programma nella memoria che poi andava installata nel computer. Per costruirlo servivano circa 5 milioni di dollari per ogni esemplare dell'epoca. Stiamo parlando di una cifra enorme. Tenete conto che la Livetti 101 costava 3.500 dollari, che era l'equivalente di un'automobile bella, cioè una bella automobile, non utilitaria, un'automobile di grande qualità. Quindi 5 milioni era una cifra veramente esorbitante. Mi racconto una cosa che era successa nel 1969, 50 anni fa, in un mese o due. Immaginate due uomini all'interno di una piccola astronave che sta cercando di atterrare. Molto attenti, quasi nessuno respirava, erano
veramente in momenti di tensione, non solo per quell'astronave, ma in tutto il mondo, era lì in attesa di vedere se l'uomo riusciva a arrivare sulla Luna. Mentre erano lì, si accende una spia e dice: errore 1201. Gli astronauti non avevano mai visto questo errore, non sapevano nelle innumerevoli simulazioni che avevano fatto, non erano riusciti a trovare mai questo errore, non sapevano cosa fare. Parlano con la stazione Terra, che invia quasi 2000 persone a guardare tutti gli stati, tutti i programmi scritti su carta che c'erano lì dentro. 5 minuti dopo venne la risposta, era il computer che era sovraccarico. Il computer, quindi in quel momento le persone si sono rilassate, ma per qualche minuto c'è stato il dubbio che l'allunaggio non potesse avvenire. Pochi istanti dopo arrivò anche l'errore 1202, che era lo stesso errore di prima, l'errore del computer sovraccarico, ma un po' peggio, cioè era ancora più sovraccarico. Non era un problema in realtà davvero, perché voleva dire semplicemente che alcuni controlli li facevano meno frequentemente. Però in quel momento, visto che non era mai stato visto questo errore, è stato un momento di panico. Come sapete, l'allunaggio arrivò a buon fine. Grazie soprattutto, lo dicono gli astronauti dell'epoca e tutti, proprio al buon lavoro che è stato fatto sulla GC. La GC è anche protagonista di un altro evento particolare, il primo hacker. Il computer, adesso fate tutti gli hacker che modificano, vedete magari il cinema di nuovo. Il primo hacker della storia lavorò sull'Apollo 14. Stavano per atterrare, si erano appena sganciati dalla sonda di madre per atterrare, stavano facendo una serie di calcoli e si vede una lucina che lampeggia. A bordo, che voleva dire adesso si torna a casa, porta la dimissione a bordo. Però nessuno aveva tenuto quel tasto, andiamo a casa, a bordo. Cosa hanno fatto? Hanno cominciato a verificare qual era il problema ed era un pezzo di saldatura che si era rotto, che faceva contatto. In quel momento non era un problema perché il programma che stava girando non leggeva quell'informazione, quindi non era una questione particolarmente drammatica. Ma appena il personale avesse inserito il programma per la discesa, si sarebbe tornati a casa subito. Questa cosa ovviamente non era accettabile, però hanno cominciato sia gli astronauti che i tecnici a terra a trovare una soluzione su un computer che tra l'altro aveva un programma memorizzato in sola lettura. Quindi come fare a modificare il programma? Trovarono una serie di meccanismi, giri, controgiri, manovre manuali che riuscirono a superare questo problema. Accesero i motori e anche l'Apollo 14 arrivò a Famauro sulla Luna. Dalla GC sono imparate tante cose che adesso sembrano scontate per chi lavora in informatica, ma all'epoca vi assicuro che non era così. Bisogna fare un'analisi, avere requisiti, testare tanto quello che succede, pianificare e documentare. Queste cose che adesso chi lavora in informatica è dato scontato che debba essere fatto così, non che sia fatto così, chi ci lavora in informatica non è fatto così, però bisognerebbe fare così, è stato imparato proprio in questo momento. Qui vedete come questa signorina qua con capelli bianchi stava codificando dentro questi anellini microscopici. Questi anellini sono veramente molto piccoli, poco più grandi di un atomo. Mettevano fino a 16 fili per ogni anellino per codificare il programma. Queste erano le programmatrici della GICI, quindi immaginate che lavoro di fino e con che precisione doveva essere portato a termine questo lavoro. Gli ATC ne seguono prodotti parecchi, ma ovviamente vengono utilizzati per le missioni lunari su un F-14, sull'F-14, sull'F-8 che erano degli aerei militari, e su poche altre missioni. Poi l'elettronica migliorò e l'ATC venne presto obsoleto. Ma noi non vogliamo parlare soltanto di cose così moderne come l'ATC. Parliamo di un teaser che si chiamava Wigdot Theophil Horner, che era uno svedese che lavorava a San Pietroburgo. Si occupava, questo signore qua, di riparare calcolatrici meccaniche. Le calcolatrici meccaniche dell'epoca erano abbastanza grosse e ingombranti, e
che erano basate su una componente che si chiamava Cinema di Lagins, il mio collega poi racconterà di questo tempo qua. Nel 1871 riuscì a inventare un metodo per utilizzare invece di un componente grosso e ingombrante come il Cinema di Lagins, una roba delicata. Questo ridusse le dimensioni e il costo della costruzione di macchine calcolatrici di un ordine di grandezza. Invece di comprarne una, ne compravi 10. Ci vollero ben 19 anni di lavoro, ma il successo della sua azienda durò per moltissimi anni. Vendette i brevetti in giro dappertutto e ne vennero prodotte veramente tantissimi esemplari. Fino al 1970. Perché nel 1969, vi dico solo questo per dire quante le macchine vennero prodotte, solo nel 1969 ne vennero prodotte 300.000 nel mondo, quindi era praticamente la calcolatrice più diffusa al mondo. Questa calcolatrice era in grado di fare somme, moltiplicazioni, divisioni e le quattro operazioni fondamentali. La Visicom, che era un'azienda giapponese che aveva i diritti sull'introduzione di questa macchina, commissionò il processore alla Intel un sistema elettronico per fare la calcolatrice. La Intel, nel processo di ricerca, grazie a un italiano che si chiama Faggino, in questo processo di ricerca inventò il microprocessore. Quindi non solo riuscì a simulare una calcolatrice in grado di fare le quattro operazioni, ma addirittura inventò l'oggetto tecnologico che in questo momento è nelle tasche di tutti, che animano tutti i processi, tutti i computer del mondo, praticamente, compresi quelli che vi ha raccontato il mio collega prima. Il 4004 fu il primo processore del mondo e diede impulso al mondo che conosciamo oggi, e tutto questo per sostituire una macchina che venne inventata da un operaio nel 1870. Questa era la Ordner, che vedete qui si impostavano i dati, il numero, e con queste rotelle qua si effettuavano i calcoli. Era un macinino, insomma, da girare, però era molto utile perché riusciva a fare calcoli con la virgola, moltiplicazioni, divisioni anche molto complicate, soltanto girando un po', rendendo quindi fattibile quello che invece era praticamente impossibile in tutti gli altri sistemi. Qui vedete invece un dettaglio del meccanismo interno, queste sono le ruote dentate fatte in modo particolare da Hoffner, inventate da Hoffner. Lascio la parola. Grazie. Per la competenza, insomma, anche la fascia di cui prima che saluto avranno dimostrato, insomma, argomenti complessi, mentre anche sono piacevoli da ascoltare, se nota sempre che alla fine questa grande invenzione alla fine nasce magari dall'intuizione di un individuo, anche di un singolo operaio che riesce a fare il successo di un'azienda. Adesso continuiamo con questo excursus a ritroso con un altro architetto di software, un altro storico di informatica, che è Carlo Randone, che ci parlerà della macchina di Leibniz, del cilindro che è stato citato, di base del cilindro di Leibniz è stato citato adesso, e a ritroso fino insomma anche alla prima calcolatrice commerciale. Carlo. Buongiorno a tutti. Tra un po' buonasera. Ero giovane in questo momento. Per l'informatica mi ha ricordato. Va bene, sì, quella che vedete lì è il logo di un'associazione che si chiama Charles Babbage Institute, che nonostante il nome Carlo non è mia, ma è un'associazione che sta a Minneapolis, Minnesota, e che si occupa come fondazione della storia dell'information technology. E sul sito del CBI potete trovare un sacco di cose interessanti per chi è interessato come storico alla storia dell'information technology. Va bene, io quello di cui vi parlo oggi sostanzialmente è un piccolo viaggio ancora indietro nel tempo, così come abbiamo iniziato, toccando alcune altre tappe
che ci portano fino al 1600. Quindi un velocissimo, perché cercherò di essere veramente veloce, poi questo materiale penso che in qualche modo verrà divulgato, per cui troverete nelle slide, che ne toccherò solo alcune, degli approfondimenti. Però voglio con voi fare questo veloce viaggio indietro nel tempo di circa 250 anni, che copre il periodo, diciamo così, delle macchine cosiddette di Charles Babbage, da cui il nome della fondazione che vi ho citato prima, fino alla macchina di Skikar del 1600. Partiamo subito dal 1840 e in particolare parliamo di questo signore che, tra l'altro, come vedremo, ha un legame molto stretto con la città di Torino, perché nonostante lui fosse un inglese, un matematico, un filosofo della scienza, diciamo così, quello che all'epoca si chiamava un filosofo, cioè un conoscitore di materie scientifiche, occupò tra l'altro la cattedra lucasiana di matematica a Cambridge, in Inghilterra, e lo citiamo qui, a parte la sua vicinanza con Torino, in cui venne nel 1840, tra l'altro fu ospite in un albergo qua sotto i portici di Via Po, quindi tenne una conferenza all'Accademia delle Scienze di Torino, il secondo congresso degli scienziati italiani, proprio nel 1840, è noto nel settore dell'informatica per alcune macchine che di fatto sono poi state dimenticate e riscoperte solo più recentemente, nonostante lui abbia lasciato anche qui a Torino diversi suoi scritti e disegni che sono conservati all'Accademia. È noto per fondamentalmente due macchine chiamate in italiano macchina delle differenze, macchina analitica, in inglese difference engine e analytical engine. Lui si occupò nella sua vita a fasi alterne della cosiddetta prima macchina delle differenze, poi nel progettare questa macchina iniziò a capire che con quella complessità avrebbe potuto fare qualche cosa di più, cioè spostarsi da un discorso di calcolatrice a un discorso di macchina che noi oggi definiremmo programmabile, a cui si poteva insegnare a fare una cosa con un programma, e lui aveva pensato anche delle schede traforate, e quindi progettò quello che va oggi sotto il nome di macchina analitica o analytical engine, che non venne mai realizzata in anticipo. Nel progettare l'analytical engine, visto che lui, un po' come Leonardo, a cui arriveremo, era un perfezionista, ma in contento, disse: ma queste idee che sto studiando per l'analytical engine potrebbero migliorare il mio progetto della calcolatrice, diciamo, del difference engine, e progettò il difference engine numero 2, che è quello più raffinato e che poi, adesso vi farò vedere, fu realizzato ma solo negli anni 90, ma non nel 1890, nel 1990, da un ricercatore inglese che si chiama Doron Swain, che sulla base dei progetti di Babbage finalmente riuscì a realizzare questa macchina che Babbage aveva sognato e cercato di realizzare, e parliamo del difference engine. Beh, vediamo com'era. Dopodiché, vabbè, tutti gli ultimi anni della sua vita, quando aveva tempo, si occupava di raffinare i progetti della macchina analitica. Senza entrare nei dettagli, tra l'altro sulla storia e le vicende e le macchine di Babbage, se andate su internet e scrivete il suo cognome, Babbage, e il mio cognome, Randone, trovate un sacco di materiale, perché è da tanti anni che io mi occupo di questa particolare pezzo della storia dell'informatica, quindi provate presentazioni, materiali, eccetera. Io e anche altri, ovviamente, tipo Silvio Reni, che ben conoscete probabilmente. Questa è una parte del primo difference engine che costituisce circa un settimo della macchina completa. Era una macchina in grado di calcolare funzioni polinomiali, cioè funzioni che possono essere tradotte in serie di somme successive, per il metodo cosiddetto delle differenze finite, ed è questa la ragione per cui si chiamano macchine delle differenze. Lui scrisse nella sua biografia, che poi fu pubblicata, scritta nel 1870 da Buxton, però poi pubblicata solamente da Milbrand nel 1988, pensate un po', lui scrisse che la polpa e le fibre del cervello erano state sostituite da ottone e ferro,
egli aveva insegnato a pensare agli ingranaggi o almeno a svolgere l'ufficio del pensiero. E questa cosa qui non è uno slogan dello steampunk, però è, diciamo, per chi segue quel filone letterario, però è un qualche cosa che può avvicinare anche Balzac agli amanti dello steampunk. Questo invece è il progetto, l'Elevation Plan, del secondo Difference Engine, quindi della seconda macchina delle differenze. Come vedete c'è una ricca serie di ruote dentate che potete vedere qua sopra, e c'è una bellissima manovella qua a destra per attivare la macchina. Macchine più complesse, nella sua, tipo la macchina analitica che poi vi faccio vedere almeno a livello di disegno, lui pensava che avrebbero dovuto essere mosse dal migliore dei motori dell'epoca, anche se c'erano già dei prototipi, diciamo, di motori elettrici, però lui pensava al motore a vapore perché era il motore più affidabile e conosciuto all'epoca, quindi sempre molto steampunk, con lo steam vero. La macchina doveva, secondo lui, essere lunga circa 3,5 metri, alta un paio di metri. Notate quindi la manovella che qui è collegata direttamente. Questa macchina, come vi dicevo, è stata realizzata negli anni 90 da un team guidato da Doron Swade. Vi voglio far notare la manovella spostata con un meccanismo di riduzione, perché sennò era troppo dura da far girare. Lui non aveva realizzato la macchina e non lo sapeva che sarebbe stata così dura da far girare. Nella realizzazione fisica hanno dovuto fare questo piccolo adattamento rispetto, per il resto segue esattamente il progetto originale. Tra l'altro questa macchina è stata realizzata seguendo i progetti di Babbage con la precisione che Babbage avrebbe potuto adottare all'epoca, e quindi dimostra che il suo progetto, se lui avesse avuto più di costanza e non avesse sperperato in tanti altri tentativi i denari che anche il governo inglese dell'epoca gli aveva generosamente fornito, forse avrebbe potuto realizzarlo. Questo è il signor Doron Swade in una foto degli anni 90. Doron Swade tuttora si occupa di questo tema perché diciamo, collabora a un'iniziativa per la macchina analitica. Questo invece era il progetto della macchina analitica. Questa è una vista dall'alto, in pianta, diciamo così, è il cosiddetto progetto numero 25. Ne seguirono altri, uno dei più recenti. Degli ultimi era il cosiddetto Plan 28, progetto 28. Questa sarebbe l'unità di memoria, questa quella che noi oggi definiremo la Central Processing Unit, che era una torre di ingranaggi alta 3 metri, con un diametro significativo, minimo 70 centimetri, e la cosa interessante che si vede qui, qui e qui, è la presenza del sistema, evidenziato qui in blu, di schede di cartone perforato basate sull'idea del telaio Jacquard per programmare la macchina. Pensate che queste schede perforate ne esistono alcune in alcuni musei del mondo, da lui preparate, ce ne sono anche qui a Torino all'Accademia, e una cosa bellissima perché sono dei programmi che aspettano che la macchina per farli girare venga costruita, perché poi si vedrà che risultato dà. Probabilmente calcolano i numeri di Bernoulli. Questo è uno dei programmi su cui lui lavora. Ecco, questa è una foto. Tra l'altro, piccolo inciso per gli addetti ai lavori, non solo la macchina era programmabile a questo livello, ma all'interno aveva delle micromacchine in grado di fare delle operazioni elementari, quella che noi oggi chiameremmo microprogrammazione, e realizzate con dei cilindri che contenevano il programma con dei riporti fissati sui cilindri. Va bene. Lui non costruì mai la macchina analitica, però questa è un prototipo di una parte dell'unità centrale di elaborazione della macchina analitica che era in costruzione nel 1871. Lui riuscì a costruire questo con l'aiuto del figlio, che poi cercò anche di portare avanti il lavoro di Babbage, però poi diciamo che venne a mancare la spinta propulsiva e soprattutto vennero a mancare i finanziamenti. Questa è un'illustrazione di fantasia disegnata da Sidney Padua, che è una illustratrice, narratrice, che ha pubblicato delle simpatiche vignette sulla storia di Babbage e della matematica Ada Lovelace, che aveva studiato le macchine di Babbage, che aveva tradotto gli appunti delle conferenze di Babbage presi qui a Torino da Menabrea, dal francese all'inglese, e questa è una rappresentazione di fantasia ma abbastanza realistica di come avrebbe potuto
essere comparire la macchina qualora fosse stata realizzata. Ok. Detto questo, ripeto, su Baba ci sarebbe moltissimo da dire, facciamo un altro passo all'indietro e parliamo un attimo di quel signore che il mio collega prima ha introdotto per il cosiddetto cilindro scalettato, cilindro di Leibniz. Stiamo parlando del papà di quella che è la logica simbolica. Infatti trovate dei bellissimi trattati intitolati cose del tipo Leibniz e la logica simbolica, perché Leibniz è noto spesso come padre di quella che è la notazione logica simbolica. In realtà lui fu anche inventore di una calcolatrice meccanica che oggi chiamiamo macchina di Leibniz, e un componente di questa macchina da calcolo meccanica è proprio il cilindro scalettato, e la macchina si chiamava anche in inglese, la chiamano anche lo step. Lui ideò questa macchina nel 1672-1673, ma il progetto, diciamo, si concluse verso il 1694. Lui conosceva la pascalina, che vedremo dopo, cioè la macchina addizionatrice realizzata nel primo prototipo nel 1640 da Blaise Pascal, ma il suo progetto era abbastanza diverso. Senza entrare nei dettagli, questa è una replica, è lunga circa 67 cm la macchina. La cosa interessante di queste macchine, lui ne parla in alcune lettere. Lui diceva: ho costruito questa macchina, e scrisse delle lettere a Keplero, l'astronomo Keplero. Però ne parlava, ma non si capiva se c'erano, se non c'erano sta macchina, se era una sua fantasia. Poi furono ritrovate, diciamo così, in una soffitta, fu ritrovata una di queste macchine, l'altra non si sa che fine abbia fatto. Tra l'altro la parte interessante di questa macchina è proprio la componente meccanica che lui aveva ideato e che sostanzialmente costituita da un cilindro scalettato, chiamato oggi anche cilindro di Leibniz o ruota di Leibniz, e sulla base del quale, con un cursore, andando a spostare questa ruota dentata e ruotando il cilindro, ovviamente questa ruota subiva un numero di rotazioni pari al numero di tacche disponibili sul cilindro. E questa banale considerazione non era mai stata introdotta prima da nessun altro, e questo consentì di realizzare una macchina sufficientemente compatta e sufficientemente potente da poter eseguire non solo delle addizioni, ma da facilitare anche le moltiplicazioni. La macchina aveva qualche problema sul riporto, e il tema del riporto automatico delle decine, centinaia, migliaia è un tema ricorrente in tutte le calcolatrici meccaniche. Babbage, probabilmente con il cosiddetto concetto di riporto anticipato o anticipating carry, era colui che più avanti andò su questo, sulle calcolatrici meccaniche all'epoca. Questa macchina notificava l'operatore che doveva essere portato avanti un riporto, ma l'operatore con la mano doveva portare avanti lui i riporti. C'era anche una campanella che glielo ricordava, casomai. La tecnica del cilindro scalettato in forma più compatta fu adottata anche negli anni 40, 1940, nella calcolatrice tascabile cosiddetta Curta, che forse contiene anche qualche cassetto a casa del papà o del nonno, perché è un oggettino che si trova ancora in giro, ne costruirono molte di queste calcolatrici, ma il principio base era il cilindro di Leibniz. Andiamo avanti nella nostra narrazione e introduciamo un concetto legato a Perrault sugli aritmografi, anno 1670. Perché ho fatto questo collegamento con l'aritmografo di Tronsay? Perché l'idea di Perrault, e cioè le cosiddette calcolatrici a cremagliera, diede anche poi agio a questo signore qua, che si chiamava Louis Tronsay, nel 1850, nato e morto primi del 1900, di costruire quelli che sono i cosiddetti chain adder, cioè macchinette tipo queste, in cui il riporto, anche di questa probabilmente ne potete avere qualcuna a casa, in cui il riporto avveniva facendo muovere delle cremagliere con uno stilo. Notate
importanti, che però stiamo parlando del 1670. Questo signore, come leggete poi anche bene sui tabelloni che ci sono fuori, è noto perché come col cappello, sta gente aveva sempre tanti cappelli, faceva tanti mestieri, si occupava di tante cose, col cappello di architetto fece una cosuccia, no? Disegnò la facciata a est del Louvre e gli diedero anche credito di farlo, ovviamente non c'era l'appalto, per cui vinse l'appalto senza bisogno di fare la gara d'appalto, non aveva neanche la laurea, però nonostante questo riuscì a tradurre l'opera fondamentale sull'architettura, cioè l'architettura di Vitruvio. Quindi insomma era una persona che aveva una certa capacità. Beh, nelle infinite cose che lui progettò, un po' come Leonardo, a cui arriveremo, è una calcolatrice meccanica che lui chiamò la Baccarat Logic, che sostanzialmente era, vedete qui, la cremagliera, esattamente come la cremagliera di quella macchinetta che ancora fino al 1950 vendevano nei negozi. Cioè una macchinetta che consentiva, e lui la descrisse, diciamo, non la brevettò, ma la descrisse in questo documento del 1699, e questa è una replica di quello che avrebbe dovuto essere il progetto così come lui lo costruì, quello originale. Vi dicevo che sulla base dei principi delle cosiddette chain adder o slate adder vengono costruite delle macchinette di questo tipo, e la commercializzazione con successo di questo tipo di macchine avvenne però solo verso la fine dell'Ottocento con questo signore che commercializzò questo aritmografo, ed era un oggetto che veniva venduto in Francia e che consentiva di fare addizioni e sottrazioni in modo assolutamente manuale, e però basato su questo interessante principio dei ricotti che con lo stilo riusciva a fare molto velocemente. Parliamo di un altro grande della storia della scienza in generale, e in questo caso delle macchine da calcolo in particolare, e cioè di Blaise Pascal, che è noto per un sacco di cose, in particolare lo ricordiamo qua come colui che negli anni dal 1642 in poi ideò e costruì una macchina calcolatrice che va sotto il nome di Pascalina. In realtà non esiste una Pascalina, ne esistono una cinquantina di varianti, molte sono giunte fino a noi. Pensate che si guadagnò anche una illustrazione, direi quasi promozionale, tornando al tema delle cose, nell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, che voglio dire era la summa del sapere scientifico dell'epoca, e avere la propria creatura disegnata sull'enciclopedia di Diderot e d'Alembert non era cosa da poco, garantiva un po' di smercio, insomma, e diceva: cavolo, mi compro la cosa che c'è visto nell'enciclopedia. Anche questa macchina qui era una macchina sostanzialmente basata su ruote dentate, questa era una delle versioni diciamo indicativamente, questa era la versione a 6 ruote, lunghezza circa 40 cm, assolutamente portatile e trasportabile, aveva un meccanismo di riporto che funzionava quasi sempre, ma è il solito problema dei meccanismi di riporto. Lui sul meccanismo di riporto riuscì comunque a inventarsi un sistema di scappamento a molla basato su concetti di meccanica degli orologi, se vogliamo vederla così, e con questo sistema di scappamento a molla riusciva comunque a ottenere dei ragionevoli riporti. Faceva le addizioni la macchina, le sottrazioni le faceva, come spesso avveniva in questi casi, con un complemento a 10, quindi usando i numeri a complemento. Qui ho messo anche un link dove ci sono un sacco di bei dettagli su questa macchina, la famosa Pascalina, di cui esistono anche riproduzioni giocattolo, e ci fu un periodo in cui si trovavano abbastanza diffuse. Vi ricordo un'ultima step, siamo arrivati con la nostra macchina del tempo indietro al 1600, parliamo di Schickard. Vi parlo di Schickard perché questo signore qui, che studiò all'università di Tubinga, inventò molte macchine, come molti del suo tempo era molto interessato a temi astronomici. La cosa caratteristica della sua macchina è che, per chi ne ha mai sentito parlare,
automatizzare in qualche modo l'utilizzo dei bastoni di Nepero, i Napier Bones. I bastoni di Nepero erano delle aste di legno, ma ne venivano costruite anche per chi era più abbiente in osso, in avorio, con precalcolate, diciamo così, le tavole della moltiplicazione, che consentivano di fare addizioni e di facilitare le moltiplicazioni. Lui ebbe l'idea di aggregare dei bastoni di Nepero tramite delle ruote girevoli dentro di una scatola, però i disegni suoi vennero solo ritrovati successivamente, e questo sono, non sono disegni di bambini, ma sono disegni che lui aveva frettolosamente inserito su degli appunti. Sulla base di questi appunti, in tempi più recenti, fu costruita in effetti una replica di questa macchina. Non venne mai ritrovato nessun originale di questa macchina. Una per sicuro andò distrutta da un incendio e di un'altra si sono perse le tracce. Quindi la macchina originale di Stickard non è mai stata vista. Solo sulla base di questi disegni e delle descrizioni furono realizzate delle repliche che si sono dimostrate funzionanti. Questo è un esempio di una delle tante repliche di macchina di Stickard che potete trovare esposta nei musei. Sul tabellone di fuori trovate ulteriori dettagli su questa macchina, come su tutte quelle precedenti che io ho brevemente raccontato. E vi ringrazio. Grazie a Carlo Randone. Adesso ci arriviamo all'ultimo intervento di questa giornata, con di nuovo Andrea Potronieri, per arrivare finalmente a Leonardo da Vinci e alla replica che anche noi adesso abbiamo appena realizzato, di quella che era, insomma, possiamo chiamare la calcolatrice di Leonardo da Vinci, ma adesso insomma, Andrea vi spiegherà meglio di cosa si tratta. Proprio perché noi siamo rimasti affascinati da questi studi, da questi disegni ritrovati contenuti nel codice di Madrid, e anche noi come la macchina di Stickard siamo messi a costruire ex novo questa macchina, disegnandola, modellandola in 3D, grazie insomma ai membri, ai ragazzi fatta a Pavone, anche ad Angelo Cester. Dopo una serie di tentativi di prove, insomma, siamo riusciti di stampe fallite, siamo riusciti a ricreare questa macchina presentiamo oggi, che appunto costruendo abbiamo anche capito insomma come veniva utilizzato, come nasceva l'idea di Leonardo, che in realtà non aveva mai costruito, era soltanto fosse disegnata, ma lascio ad Andrea Potronieri insomma il compito di spiegare come nasce, come si sviluppa questo progetto e di cosa significava Leonardo da Vinci all'epoca. Rieccomi. Abbiamo visto tutta la storia del calcolo automatico all'indietro, si potrebbe andare ancora più indietro, si potrebbe parlare di abaci, di altre cose, ma ci fermiamo alle macchine automatiche. Tuttavia non finisce qui. Nella Biblioteca Nazionale di Madrid, nel 1965 è stato fortunosamente rinvenuto un codice di Leonardo, uno dei tanti frammenti di cose che ha scritto Leonardo, ha scritto migliaia di pagine, molte sono andate disperse. Un pezzo è stato rinvenuto da Leonardo, sono due codici di Madrid, codice di Madrid 1 e codice di Madrid 2. In questo codice, in particolare, all'epoca fu notato questo disegno. Questo disegno descrive una serie di ingranaggi, uno collegato all'altro, non è il progetto di una macchina completa, come vedete sono degli ingranaggi sospesi nel vuoto, non c'è un telaio che li tiene assieme, ci sono due piccoli pesi da una parte e dall'altra, e sotto c'è questo testo, questa didascalia, diciamo, non è detto che sia letteralmente una didascalia, però è vicino ed è molto probabile che si riferisca a quel disegno. Non sto a leggervi l'italiano antico, il volgare antico, perché ormai lo conosce il latino. Comunque, come leggete, si può intuire che parla di uno strumento che funziona in maniera analoga a una serie di leve, ma con meno spazio, con meno occupazione di spazio.
Bene, questo oggetto ha colpito molto la fantasia delle persone negli anni 60, tanto che l'IBM commissionò al signor Guattelli, un ingegnere italiano, la costruzione di una replica di questo oggetto, un oggetto fisico. Abbiamo queste foto. Questo oggetto non è tratto solo dal disegno che vi ho mostrato, come vedete è più sofisticato, il disegno è molto semplice, questo è un telaio attorno, ha delle altre invenzioni che sono state ispirate ad altri disegni Leonardo rilevati nel codice atlantico. Questo oggetto costruito nel 67 è una calcolatrice, è effettivamente una calcolatrice. Per qualche tempo l'IBM lo porta in giro per il mondo, questa è la foto di una mostra, presentato la calcolatrice presentata da Leonardo da Vinci, quindi 100 e passa anni prima di Pascal. Tuttavia c'è stato un dibattito all'epoca, l'Università del Minnesota fece istituire una commissione che alla fine concluse che il disegno di Leonardo non era una calcolatrice, era uno strumento per moltiplicare la forza. L'IBM dopo poco archiviò questo oggetto. Questo oggetto adesso è probabilmente in un magazzino nel New Jersey, probabilmente sta là chiuso in una cassa e non esce da là da 50 anni, nessuno l'ha più visto. E quindi da 50 anni esiste questo piccolo dibattito se il disegno di Leonardo fosse effettivamente una calcolatrice oppure no. Ora, se ne può parlare per tanto tempo, lo era o non lo era, non lo sappiamo, ma noi prendiamo spunto dagli insegnamenti di Leonardo stesso, che dice, parafrasando quello che scrive lì, e anticipando tra l'altro un po' il metodo scientifico, le cose vanno provate. I principi scientifici che iniziano e finiscono nella tua mente non hanno valore se non sono comprovati dall'esperienza. Non è veramente il metodo scientifico, ma è il principio che poi ha portato al metodo scientifico. Noi, imparando da Leonardo, cosa abbiamo fatto? L'abbiamo costruita la macchina. Abbiamo preso il disegno del codice di Madrid, l'abbiamo progettato in 3D, grazie ad Angelo, che è il nostro artista da lì, e poi con tecniche di stampa 3D l'abbiamo costruita effettivamente. Quindi abbiamo utilizzato la tecnologia moderna per cercare di passare dal disegno a un oggetto fisico il più fedelmente possibile. Un oggetto fisico che adesso andiamo a vedere. Qualcuno ha scappato. Ha scappato la macchina. Intanto tu racconto. Lo racconto. L'oggetto, questo è il disegno 3D dell'oggetto che abbiamo fatto. Cercando di stamparlo effettivamente sono usciti dei problemi. Analogamente alla manovella della macchina di Babbage che non poteva girare in cassetta in quel modo, si è dovuto aggiungere un riduttore. Questa macchina progettata così com'era non avrebbe girato per problemi di denti degli ingranaggi. Abbiamo dovuto aggiungere dei denti. Naturalmente abbiamo aggiunto un telaio che la tiene assieme, non possiamo avere degli ingranaggi sospesi nel vuoto. E adesso qui la mostriamo, se i miei colleghi me la portano, per poter, in modo che ognuno possa dare le sue conclusioni. Leonardo intendeva presentare una calcolatrice o intendeva solo presentare un riduttore per moltiplicare lo sforzo? Eccola qui. Il gran finale di questa nostra balletta. Abbiamo parlato della macchina di Stickard che è stata distrutta. Questa non è mai esistita. Prima di oggi è stata disegnata 500 anni fa e prima di adesso non è mai esistita. Ti passo la parola, Massimiliano, tu che sei. Tu che l'hai costruita fisicamente. Più che io e i ragazzi del fatto, diciamo che ho cercato di coordinare un po' le attività, perché è stata una costruzione complicata, perché comunque passare dai disegni in 2D di Leonardo a quelli in 3D che ci mostra adesso la valletta è stato abbastanza complesso, anche perché Angelo ha fatto un lavoro poi di modellazione in 3D, ma poi nella stampa, nella pratica, poi in realtà non si è dimostrato così funzionante. Tutto ancora fa una serie di piccole modifiche in modo che poi tutte le ruote, tutti i vari ingranaggi.
andassero al corso giusto e potessero essere coordinati tra di loro. Adesso non la facciamo girare perché è complicato ed è molto delicato, però in realtà praticamente si è visto che da una ruota all'altra il movimento è sempre più lento fino a diventare praticamente impercettibile, per cui come spiegava prima Andrea, di fatto è un demoltiplicatore di potenza, per cui l'IBM probabilmente insomma, ha costruito una visione più romantica di questo oggetto, probabilmente anche per fini commerciali, ma in realtà noi che abbiamo basato soltanto sui disegni del codice di Madrid siamo arrivati a queste conclusioni. Il video adesso vedete che in realtà è film velocizzato il filmato, ma vi mostra insomma come partendo dalla prima rotella arrivando alla tredicesima il movimento diventa poi questo più lento. Posso aggiungere c'è una cosa che manca per poter dire una calcolatrice, le tacche, non c'è un riferimento, io non posso conteggiare, non ho, nel disegno di Leonardo, quindi dal certo fisico, non ho nessun riferimento che mi dice quanti giri ho fatto, quante frazioni di giro ho fatto in questa macchina. Questo rende molto difficile fare un calcolo. Diciamo che potrei fare un qualche tipo di moltiplicazione analogica, accorciare una cosa da una parte in base a quanti giri ho fatto dall'altra, ma è improbabile che questo oggetto sia stato pensato per fare dei calcoli. Adesso potete osservare da vicino sia questo che gli altri oggetti di cui abbiamo parlato, vabbè, quelli che esistono, la Cisticca, la 600, no, che sono esposti qui fuori. Diciamo che abbiamo preso a pretesto queste invenzioni di Leonardo e queste ricorrenze per 500 anni della Mondo da Vinci per riuscire a imbastire e creare un racconto insomma anche affascinante della storia del calcolo dal 500 e dal 600 fino ai giorni nostri. E credo insomma che l'obiettivo sia stato raggiunto grazie a questa intuizione di Andrea, per tutto il lavoro che c'è stato dietro, del gruppo di lavoro, delle persone tante che hanno collaborato a questo progetto. Adesso vi trovate un'esposizione, poi in realtà la implementeremo anche con Vito Fagnino per altri lavori, con altre stampe 3D legate a Leonardo da Vinci e la riproporremo nel contesto del Vito History domenica prossima a Fabio Pavone via Bellezza dalle 10 alle 18 e poi l'auspicio è di riuscire a portare in giro questa esposizione, questo ciclo di conferenze legate calcolo, l'evoluzione del calcolo in altre città. A Torino ci auguriamo di poter fare una esposizione più lunga, adesso approfittando di questo grande frammento legato a Leonardo da Vinci, poi ci piacerebbe magari portarlo insomma a Milano, un'altra città su cui si sta lavorando molto sull'eredità di Leonardo da Vinci, o magari ai Ivrea, insomma creando ovviamente collegamenti con l'Olivetti. Vi ringraziamo dell'attenzione, di essere stati qui con noi questa sera. Se volete poi consultare i siti del Mupim per farlo al Pavone, siamo qui sempre a disposizione per fare altri momenti come questi. E vi invitiamo a visitare la mostra, sono un mucchio di macchinari del Mupim esposti, ma ci sono anche una serie di cartelli con testi e immagini che ha realizzato praticamente Vinzio Nebbio, che è stato uno dei grandi artefici di questo progetto, l'ha seguito con tanta pazienza e passione, insomma, come tutti noi che da due realtà associative insomma siamo riusciti a costruire un progetto che ci auguriamo possa avere un respiro più ampio insomma di quello torinese. Grazie a tutti.